Patrizio ha 23 anni, è in piedi dalle 4 e mezza del mattino per la prima mungitura e ora falcia col trattore sui pascoli sopra Tuscania. Dopo 2 anni di università ha scelto di mollare per il mestiere di pastore. Soprattutto mamma e papà non è che siano stati felicissimi di questo. Volevano la laurea? Sì, sarebbero stati molto più soddisfatti se io mi fossi laureato. E purtroppo in quello credo che li abbia delusi. A casa tutti mi dicono che un giorno me ne pentirò, quando magari sarà troppo tardi. I miei amici, qualcuno lo approva, dice vabbè, comunque sia, hai fatto una scelta, lavori. Io purtroppo faccio solo che colloqui, tutti mi faranno sapere. Ci sono degli studi e delle facoltà che veramente formano persone competenti e non vederle lavorare nel settore in cui hanno deciso di dedicare il loro tempo, i loro sacrifici, che non è affatto bello. Patrizio è il figlio di uno dei 3 fratelli che hanno tirato su questa azienda in 30 anni di lavoro. Vacche, pecore e quindi carne, formaggi, anche un piccolo allevamento di polli. Puntano sulla vendita diretta nei mercati di Roma, neanche qui è tempo di opulenza. Ma la Coldiretti conta 2000 ragazzi come Patrizio che non vedono sbocchi per un qualsiasi altro lavoro e vanno via da scuola e università per farsi pastori. Il sogno mio era comunque quello di tutti i padri, tutti quelli che comunque hanno creduto in questo settore, magari di avere un figlio che facesse quello che lui non ha avuto magari la possibilità di farlo. Di tutta la produzione, qual è il momento che ti piace di più, che ti dà più gratificazione? Questo, perché è quello che ci fa capire se siamo stati bravi o meno. Dietro a questo c'è, oltre che diciamo, un lavoro nell'alimentazione, nella gestione, anche un lavoro di intervento mirato sulla genetica. È un approccio diciamo a 360 gradi del lavoro. È una laurea in qualche maniera. Sì. È una laurea sul campo, diciamo.